del simposio della consapevolezza, siamo in un'altra intervista con uno dei nostri relatori che faranno poi parte della nostra squadra del simposio live che terremo a Jesolo il 28 e il 29 settembre. Siamo qui oggi con Giorgio Cerquetti, sono molto felice di averlo qui e di presentarvelo. Ciao Giorgio, benvenuto. Allora, siamo in due a essere felici e mi auguro anche qualcuno che mi guarda, che ci ascolta, che vogliamo allargare l'area della consapevolezza. Bene, Giorgio. Speriamo che rimanga tra me e te e basta, No, no, allarghiamo. vedrai che il messaggio arriverà a tanti. Sono in tanti pronti ormai a ricevere questo nostro messaggio di consapevolezza. Senti, Ottimo. Giorgio, possiamo dire ai nostri amici di cosa parlerai durante il simposio? Guarda, io per 45 anni di sera sono andato in India, quindi ho scelto come tema qualcosa legato all'antica filosofia indiana che si chiama Tantra. Tantra è una parola sanscrita che vuol dire letteralmente tan esteso, tra liberazione estesa, oggi noi diremo olistico. E quindi è Tantra, amore, amicizia e buone relazioni. Se non c'è amore non c'è amicizia, se non c'è amicizia le relazioni non sono buone. Quindi queste tre cose sono collegate. Amore, amicizia e buone relazioni. Quindi, siccome si parla di consapevolezza, il punto dove il mondo dovrebbe essere un campo di gioco e non un campo di battaglia è costituito, il punto chiave, dalle relazioni. Quindi faremo un discorso teorico, ma anche pratico. Voglio che la gente sviluppi delle buone relazioni mentre sono lì. Quindi chi Certo. viene è invitato a sviluppare delle buone relazioni sul posto, immediatamente. Il caso non esiste, c'è una destra, c'è una sinistra, perché sono vicino a te? Perché c'è un bisogno di contatto, di relazione. Bellissimo. Tra l'altro, Giorgio, tu farai anche un workshop, quindi un approfondimento, quindi ci sarà la tua conferenza e poi ci sarà un approfondimento di questa Esatto, conferenza. quindi l'idea è quella di creare un campo unificato di buona energia dove le persone possono uscire dalla paura, perché la paura viene dagli altri, dagli esterni. E magari le persone buone sono solo i parenti con cui spesso non si è neanche fatto d'accordo. Invece io dico, siamo esseri umani e dobbiamo imparare ad essere insieme ad altri esseri umani, sembra un gioco di parole. Certo. E per far che cosa? Essere, cioè, impariamo a stare insieme, essere insieme con la qualità più importante della vita che è l'amore, che però senza libertà l'amore non va da nessuna parte. E quindi è un'esperienza più che un workshop in inglese vuol dire un laboratorio, ma è un'esperienza emotiva, fisica, spirituale, mentale, esistenziale. Bellissimo. Veniamo insieme a Jesolo a passare dei momenti meravigliosi della nostra esperienza umana sul pianeta Terra. Fantastico, Giorgio. Senti, ma per chi non ti conosce, puoi dare due informazioni su di te, chi sei, cosa fai? Allora, io parto a parte, vedi, che ci conosciamo tutti dalla vita precedente, solo che qualcuno se l'è dimenticato. Allora, chi sono io? In questa vita io sono uno spirito libero, ma anche nelle vite passate, anche nelle future, che è stato chiamato Giorgio Cerquetti dai miei genitori, io ho accettato, ho già fatto 67 giri intorno al sole, e c'era una conferenza dove mi ha chiesto cosa sono i giri, anni, che per fare un giro intorno al sole è un anno, quindi non dico più ho 67 anni, perché ho, vuol dire, sembra che ho la macchina, ho il frigorifero, la cucina, ho la casa, ho gli anni. Ho fatto 67 giri intorno al Sole, sto bene, mi sento su di giri, continuerò a girare per un bel pezzo, però se volete sapere di più potete vedere www.cerquetti.org oppure su YouTube Giorgio Cerquetti Video, ci sono centinaia di registrazioni di conferenze e seminari, tra l'altro tutti quelli che faccio io sono tutti gratuiti, per cui punto Esatto. qualunque. Poi ho fatto dei libri e trovate tutto su www.cerquetti.org. Mi piace comunicare e quindi creo delle situazioni per comunicare meglio.
Fantastico, Giorgio. Io sono davvero, davvero onorata di averti tra i relatori del simposio e quindi ti ringrazio di aver accettato di essere con noi. Ci vediamo là, ci Ci vediamo là. vediamo là il Una 28. frase finale per capire come vivo. Consiglio a tutti di ripetere ogni tanto questa frase. In ogni tempo, luogo e circostanza, io sono. Quindi io sono e fisso. Poi che mi chiamo Giorgio Cerqueti o Serena, cambino i tempi, i luoghi e le circostanze, ma ognuno di noi è. Quindi intanto ripetete con calma, io sono. Bacio. Bellissimo, grazie Giorgio, Ciao, stupendo, a ciao. presto, Ciao, ciao. ciao, ciao.